capito, ho capito. Conosco il tipo di personaggi che frequenta Casa De Vita. Scansafatiche, perdigiorno, capelli lunghi alla tarza, pantaloni alla lava, bei tipi proprio quelli lì, Tutta gente che appena fiuta il patrimonio, quello più dato la dote della nostra figlia, te lo dico io. Gervasio, Gervasio, se io mi sono dimostrata favorevole ad un fidanzamento, era perché questo giovanotto si è dimostrato diverso da quello che pensi tu. Un ragazzo colto, posato, di professione impiegato. Come? E mia figlia dovrebbe sposare un semplice impiegato? Ma per l'amor di Dio! Quando i sentimenti sono sinceri, lo stato sociale passa in secondo piano. Del resto, tu non hai voluto e io non ho insistito. Tanto più che Rosina non sembra poi così addolorata quella cosa. Appunto, punto. E non pensi che in tutto ciò c'entri San Maria? Ma certo si capisce, San Maria! È bastato che San Maria entrasse in questa casa perché il bollente, tragico amore di Romeo e Giulietta per cui questa casa se ne stava andando in rovina finisse così, per incanto. Ma Gervasio, ma non vedi che ragioni come un ragazzo? Guarda, faccio proprio bene gli onestati ad ascoltarmi. Invece dovresti ascoltarmi, e come? Perché io ho la saggezza, dalla testa ai piedi sono saggio. Io ho imparato in questi anni di fatica, io vengo da niente, cara mia. Mi sono fatto da solo, Tu hai portato i sacchi in spalla. Dovresti ascoltare. Dov'è? Il maledetto vizio di piantarmi qua come un broccolo mi fa andare. Teresa! Prego, prego, accomodatevi, avvocato. Vado subito a chiamare il commendatore. No! Aspettate. Non la prendete. Perché? È caduta per terra. Quindi? Nella cartelletta c'è qualcosa di importante? Vedete voi, c'è una cosa che devo studiare. Oh, come mi dispiace! Ma la perderete. Ah sì? Sì? Mi fa piacere, perché? È cattivo segno se cade per terra qualcosa a cui si attribuisce molta importanza. Tu sei pazza. Ma no, ma aspettate! Adesso cosa c'è? Sì, lei non ci crederà, va bene, ma io per scrupolo di coscienza le devo dire che un rimedio a questo problema c'è! Sentiamo questo rimedio. Lei fa una piccola capriola. La situazione si capovolgerà, tutto tornerà come prima, nessun problema, e a posto così, va bene? Prego. Questa è la regola del commendatore contro il malocchio e io credo alle regole del commendatore contro il malocchio. Mi fa piacere, vuoi sapere la mia regola? Sì. Piuttosto vanni a non usare al commendatore. Va bene. Perché mi sa che qui dentro c'è preso la testa pure tu. Senta, faccia un po' come crede, io il mio dovere l'ho fatto. E io ti ringrazio tanto. Ma che fate? Mi era così colpita sicuramente, non lo trovo più facile. Forse deve essere tutto il trovo. Strano modo di cercare il porta sigarette. E qui che vi vuole un ordine, ma guardate qui come si deve. Sei un po' buco, Sì. Testa in basso, piedi in cielo. E allora sono venuto qua giusto a portarvi in fornitura da parte della ditta Mauro. Sì, vedete? E dovete solamente firmarlo. Sì. E tu, quest'altro invece è il progetto dell'ingegnere Motta. Sì, benissimo. Sarà si ricorda? Sì. Perfetto, grazie. Commendatore, è arrivata San Maria. Oh, San Maria, ma dove? Prego, eccoci qua. Eccoci qua.
contatto del Marchese di Santo, se vuole dare un'occhiata e firmare. Oh, ma c'è bisogno, firmo subito perché voi non sbagliate un colpo, San Marino. Ecco qua. Esattamente, a questo punto vi saluto, vedo che sono dentro. Vi saluto. Sì, per l'affare di Santo sapete come regolarti. Tutto io come ogni volta. Buonasera. Sì. Come state? Mi trovo bene, molto bene. Sono dei denti bianchi che aspettano. No, come state? Guardate, abbiamo anche il caffè. Piacere, facciamo due chiacchiere, mi fate un po' di compagnia, sono sempre qua da solo, ci sarebbero mia moglie e mia figlia, ma è come stare da solo, caffè ha fatto la fa un caffè la mia cameriera che è una cameriera, mescolate bene, San Maria, ma voi non avete idea di come io sono contento di vedervi. Anche vorrei disturbare la vostra chiesa. Ma che disturbate, San Maria, che è buono, eh? Buono, veramente buono. Ma lasciateli lo zucchero, San Maria. Come lo zucchero? San Maria, si fa così anche lo zucchero, su un pochino. San Maria, ma che piacere. Voi non avete idea di quanto io vi voglia bene e quanto vi stimo. Anch'io ne sono contento, commendatore, ma purtroppo non ne sono felice. Perché? E perché non è senza ragione che tutti mi vogliono bene, andiamo. La ragione c'è, come? Sono gobbo! È quella Livia! Perché io non me ne ho neanche attorno. Me ne sono accorto io invece, poiché si sa che i gobbi portano fortuna. E tutti quando mi vedono sono felici, contenti, giuridici. Meschinità. E poi pensi. Pur di riuscire a toccarmi la gobba, mi vengono vicino e fanno di tutto, con un gomito, una mano, con la coscia, di tutto. Sì, che Rome, ma veramente mi dice San Maria, sono più addolorato in parte. Ma San Maria, adesso sì. Io la vedo un po' così, però devo dire una cosa da uomo a uomo, eh? È da un po' di giorni che non la vedo del solito umore. Quando siete arrivato, eravate così brillante, pieno di vita, insomma. E adesso invece da qualche giorno vi vedo un po' triste, è successo qualcosa? No, dottore, cosa ci deve essere, insomma, San Marino? Lo dovete dire, insomma. Vedete, io volevo parlarvi di una cosa piuttosto importante, ma non ho il coraggio. Ma insomma, oramai possiamo dire di essere quasi amici, ci conosciamo, su, capite, se proprio lo volete sapere. Ormai sono 20 giorni che sono alle vostre dipendenze. Bene, il lavoro è bello, non sono stato. Ma purtroppo con il mio sommo rincrescimento sono costretto a licenziarmi. Ma scusate, ma non a licenziarmi? Sì, la ragione è veramente importante, ma soprattutto per il rispetto e l'affetto che hanno voluto comprare. Non capisco, ma deve essere successo qualcosa. Scusate, non me la raccontate così. San Maria, qualcuno vi ha mancato forse di rispetto? Forse io magari, non lo so, l'ho fatto senza volere. No. C'è stata una qualche mancanza da parte mia. Volete forse occupare il posto di qualcun altro? No, per carità, come non so. Volete occupare il posto di qualcun altro? Io licenzio Donato. Se questo è il problema, ma allora perché? 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 Comendatore, perché sono innamorato! Siete innamorato. San Maria, mi stavate facendo partorire. Ma questa è una bella notizia, eh. Io ne sono così contento. Anzi, vi posso dare un aiuto interessato, sincero. Innanzitutto, è una brava ragazza. Sì, bravissima, è un angelo. È di buona famiglia. Sì, c'è. Maria, ci avete parlato.